Grava eis gavanna cumenni, Insase Santa Maria. Polis mestraste la insa Cursa, Insanus ade Santa Maria. Insase Santa Maria. Allora, oggi nel nostro TG della Sartiglia vogliamo fare il punto eh, della situazione dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista della Fondazione Sartiglia, che ricordiamo non organizza la Sartiglia, ma organizza e dà una mano a, 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 in modo tale che l'organizzazione venga bene. Dico, dico bene, se mi è consentita la ripetizione. Beh sì, la, la, la Fondazione come... Eh punto di coordinamento e di eh, collettore di quello che è veramente l'insieme delle, delle diverse componenti, iniziando dai gremi che sono i depositari storici e dal comune che rappresenta la cittadinanza. Ecco, la fondazione nasce proprio con questa mission che è quella di organizzare e promuovere l'evento in tutti i suoi aspetti. Chiaramente organizzazioni in cui sono a pieno titolo inseriti anche i cavalieri presenti con la, i rappresentanti dell'associazione Cavalieri Sasartiglia nel comitato tecnico, quindi è con la fondazione che molte volte viene vista come un soggetto eh, distaccato, astratto da tutto l'altro. Da tutti gli altri, altro non è che l'insieme di tutti i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nella realizzazione e organizzazione della Sartiglia. Ecco, allora abbiamo appunto puntualizzato questo che era anche importante, lo facciamo tutti gli anni, ma è necessario ripeterlo perché non si deve dimenticare. Sartiglia 2017, a che punto siamo? 15 giorni circa. Sartiglia 2017, la. L'organizzazione procede, sono iniziati gli allestimenti dei percorsi, il tempo eh, non ci sta aiutando in questi primi giorni, però siamo fiduciosi. Comunque si sta lavorando e auspichiamo che ora scarichi veramente il brutto tempo per darci una sartiglia con un tempo più clemente rispetto a quello degli ultimi anni. Il fatto che la sartiglia si svolga a fine febbraio. Eh, gioca favorevolmente dal punto di vista della eh, così attrattività che la sartiglia all'esterno perché chiaramente chi deve venire da fuori eh, rispetto a una sartiglia che si svolge ai primi di febbraio predilige questo periodo perché insomma si è lontani dalle, dalle vacanze natalizie, quindi insomma si è già potuto riprogrammare un'eventuale eh, partenza per Carnevale e infatti le richieste che ci vengono di prenotazione biglietti, ma anche i dati che ci arrivano. Dalle strutture ricettive sono assolutamente confortanti. Quindi, ehm... Dal punto di vista del coordinamento, la sicurezza, i percorsi, la ricettività, diciamo così, in senso lato all'interno dei percorsi, non in città ovviamente, sono tutti oneri diciamo, della Fondazione. Sì, assolutamente. La Fondazione si occupa di tutti gli aspetti tecnici legati alla realizzazione dell'evento in tutti i suoi aspetti. In questo periodo stiamo lavorando col coordinatore tecnico Filippo Uras, anche nei rapporti con la questura, con i tavoli tecnici per tutte quelle. Quelle che saranno le norme legate all'antiterrorismo, legate ai controlli sulla sicurezza proprio perché è volontà delle forze dell'ordine ma anche della fondazione rendere il più agevole possibile eh, tutto quello che è la gestione della, de, dei controlli, dei varchi eh, e fare in modo che questo crei il meno disagio possibile però torno a dire questa è soprattutto volontà delle forze dell'ordine che in questo ci hanno dato ampia e totale disponibilità. Ci sono delle novità rispetto alla sicurezza, naturalmente poi la, la questura divulgerà eventuali novità, ma che tu sappia rispetto alla, alle riunioni che state facendo ci sono delle novità? Ma la, diciamo che la novità più importante è che oltre ai varchi eh, di accesso ai percorsi che già l'anno scorso erano presenti, eh, la, la questura sta ipotizzando delle, delle barriere in alcune strade per eh, impedire il transito di veicoli pesanti. Eh, Durante i giorni della manifestazione. Ora anche noi stiamo attendendo i dettagli operativi e tutti gli aspetti che la questura insomma, renderà noti. Attraverso conferenze stampa o attraverso comunicati, e, insomma, però essenzialmente questa sarà la, la modifica rispetto all'anno scorso. Tutte misure che non toglieranno comunque nulla allo svolgimento della giostra? Assolutamente, perché la questura, la prefettura si sono eh, fatte garanti del fatto che la Sartiglia non subirà alcuna, mh, alcuna variazione rispetto a quella che è la tradizione, rispetto a quelle che sono le sue fasi tradizionali e cerimoniali. Eh, assolutamente sì, i percorsi e tutto quanto, anche il servizio di eh, varchi dei percorsi come già avvenuto l'anno scorso eh, attraverso un'ottimizzazione attraverso una comunicazione che anche noi prepareremo in modo che eh, anche le persone sappiano eh, quali sono le vie dedicate in cui passare per accedere alle tribune per spostarsi da un percorso all'altro, faremo in modo di agevolare il più possibile perché tutti siano preparati a insomma a vivere questa giornata tenendo conto della situazione internazionale in cui anche noi siamo inseriti. Come sta andando la vendita prevendita dei biglietti? Ma come dicevo prima molto bene perché quest'anno la richiesta eh, dall'esterno rispetto all'anno scorso in questo periodo è superiore. Già l'anno scorso abbiamo avuto numeri importanti nella vendita e contiamo quest'anno quindi tenendo conto della, di quello che è il, la possibilità e la predisposizione dall'esterno di venire a vedere la Sartiglia Insomma, ci aspettiamo che ulteriormente questi numeri crescano. Certo. Siccome questi questi soldi, il ricavato, intendo dire, il ricavato netto della, eh, della vendita dei biglietti, va sempre eh, reinvestito nella sartiglia, viene messo a punto per far funzionare la macchina organizzativa. Oggi conviene ancora oppure fare le tribune e vendere i biglietti, oppure si va alla pari? No, no, assolutamente è conveniente. Noi abbiamo fatto questa valutazione un paio d'anni che facciamo questa valutazione non tanto sulla corsa alla stella, dove i numeri di posti sono più importanti e quindi assolutamente molto conveniente ed è uno dei. Insomma, delle, delle fonti di approvvigionamento più importanti, mh, quanto per il percorso delle pariglie, perché effettivamente in questi anni si è detto: perché non ritorniamo alla via Mazzini senza tribune? Ehm, e, e al momento la Fondazione, eh, con tutti gli organismi interni, ha scartato questa ipotesi: da una parte, perché comunque eh, il costo per l'allestimento delle tribune è la metà rispetto a quello che si introita, e dall'altra parte, perché è comunque è vero che le tribune permettono. Una gestione diversa del pubblico all'interno di questi spazi e, quindi, paradossalmente permettono a più persone di vedere la manifestazione piuttosto che stare tutti insomma, pareggiati a terra e quindi con una visuale ridotta rispetto alle tribune. Sempre col dubbio, però, perché sappiamo che le pariglie non sono. Tra virgolette obbligatorie, nel senso che possono anche non svolgersi, e tu sai bene che è così, e quindi però chi compra il biglietto alla fine potrebbe lamentarsi. Quindi col dubbio che lo spettatore spende, poi non vede spettacolo, eh, dove sta l'equilibrio? Ma allora se è vero che la sartiglia. Storicamente la corsa alla stella è comunque vero che eh, dalle prime fonti eh, che noi abbiamo fotografiche e filmate la corsa delle parli è sempre stata una componente della manifestazione. Chiaramente la presunzione è quella e su quella si continua a lavorare. Laddove non si sono svolte le, la corsa delle pariglie in questi anni è stato veramente per motivi straordinari dovuti o al tempo oppure ad altri eventi come è stata qualche protesta anche dei, dei cavalieri poste in essere in anni passati, però assolutamente... Sì, insomma, eventi straordinari. Ricordiamo che anche quando... La via Mazzini era il rifacimento negli anni, negli anni 50, negli anni 60, non si, sono, non, si è, eh, non si sono interrotte le pariglie. Ma le pariglie sono state corse in via Ristana, in via Solferino. Quindi diciamo che ormai sono una componente importante, se non storica come la corsa alla stella, però sono una componente importante. Quindi insomma, da quel punto si parte per, eh, per considerarla eh, insomma, una fase comunque della manifestazione. Ma quando non si svolge le associazioni di categoria lamenta. Dovete anche restituire dei soldi forse. Ma questo è legittimo. Noi abbiamo insomma, provveduto ad adeguare in questi anni i regolamenti anche tenendo conto della normativa nazionale. Eh, due anni fa, quando è successo il problema, eh, abbiamo, mh, non c'è stato un rimborso, ma c'è stato uno sconto sui biglietti eh, chi ha voluto li ha acquistati l'anno successivo con gli sconti. Eh, I regolamenti in questi anni si sono adeguati tenendo conto anche della normativa e quindi assolutamente. Siamo rispettosi di quelle che sono le, insomma, le, 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 i diritti delle, degli acquirenti, del consumatore, quindi ci faremo carico qualora dovessero succedere eventi straordinari in base alla legge a rifondere. CDA della Fondazione in scadenza, sindaco presidente che sta per lasciare il suo incarico, il prossimo presidente non potrà essere il sindaco. Eh, che cosa ci si aspetta dal punto di vista degli organi interni e quindi della gestione interna? Ma il Consiglio Generale ha approvato il nuovo, la modifica allo statuto della fondazione, innanzitutto per adeguarlo a quelle che sono le norme. Insomma, eh, chiunque sarà il prossimo Sindaco di Oristano, fosse anche lo stesso attuale sindaco, non potrebbe. Comunque più, non avrebbe più potuto comunque rivestire la carica di presidente della fondazione e quindi eh, i fondatori e poi il consiglio generale hanno optato per una ehm, scelta che ricade sulla di un, sulla designazione di un consiglio di amministrazione di cinque componenti che al suo interno eleggerà il presidente e il vicepresidente, quindi lasciando al gruppo la possibilità all'interno di valutare competenze e quant'altro e decidere poi a chi affidare questo, questo compito, che è sicuramente un compito oneroso e che chiaramente vedrà tutti noi affrontare una nuova esperienza, che è quella di avere un Presidente che non è il Sindaco di Oristano. E quindi un presidente che si dovrà anche relazionare con l'amministrazione e con tutte le varie componenti. Quindi verrà eletto e per questo avrà anche delle responsabilità, diciamo, proprio perché verrà eletto? Ma sì, le responsabilità fondamentalmente sono le stesse che ha anche l'attuale presidente, perché di fatto eh, anche il sindaco, per quanto non sia stato eletto come presidente della fondazione, è il rappresentante legale ed è responsabile di tutta l'attività. Eh, probabilmente la scelta di un presidente eletto porterà a eh, ad avere come presidente una persona che non subisce, se così vogliamo dire, la nomina perché è prevista dallo statuto, perché è automatica. Ma comunque prevederà che anche la persona insomma, che dà la disponibilità, se non altro per entrare nel consiglio d'amministrazione, metterà in conto anche la possibilità di poter assumere questo incarico. I consiglieri sono sempre eh, indicati da chi? I cinque componenti del Consiglio d'amministrazione sono eh, designati all'unanimità dai tre fondatori. Quindi il comune e i due gremi insieme per lavoreranno insomma, per individuare cinque persone che, eh, che poi vadano a formare il Consiglio d'amministrazione. E quindi da lì si ripartirà adesso finita la sartiglia, si ricomincerà una nuova, una nuova era, tra virgolette. Esatto, sì, torno a dire ehm, nuova proprio perché eh, questa diversa conformazione all'interno porterà veramente a sperimentare nuove modalità dove eh, sicuramente si apprezzeranno più alcuni aspetti meno altri. Perché è innegabile che avere il sindaco di Oristano presidente della fondazione in questi dieci anni è stata una cosa molto importante. È vero che probabilmente il sindaco, visti i, i tanti. Impegni che ha in quanto primo cittadino, eh, probabilmente in certi momenti non ha potuto dedicare alla, ma giustamente al, alla fondazione, magari eh, tantissimo tempo, posto che i quattro presidenti che in questi dieci anni sono succeduti, hanno sempre dimostrato grande disponibilità e grande lavoro verso la fondazione. Però è comunque vero che avere un presidente che Solo presidente della Fondazione probabilmente porterà ad avere un impegno maggiore sui temi legati alla, alla Sartiglia. Dall'altra parte, però, eh, si perderà il fatto di avere il sindaco di Oristano presidente della Fondazione, anche se in base al nuovo statuto il sindaco di Oristano è di diritto presidente onorario della Fondazione, quindi manterrà comunque un legame con la Fondazione. Fresca fresca di oggi una polemica avete fatto il nuovo manifesto bellissimo con su coltivatori della dei contadini il manifesto della SAT del 2017 qualcuno però ha notato che manca qualche logo ma sì, stamattina eh, qualcuno ha rilevato il fatto che nel manifesto di quest'anno non è stato inserito il logo dell'Associazione Cavalieri Sasartiglia eh, considerandola come una mancanza di rispetto un, o il fatto che la Fondazione sia dimenticata dell'Associazione dell Cavalieri. Niente di tutto questo, semplicemente per motivi grafici e per adeguare il, il manifesto a quelli che sono insomma, i, i manifesti delle più importanti manifestazioni. Insomma, basta andare a vedere quelli della Cavalcata di Sant'Efisio del Redentore, sono molto essenziali. Ci sono veramente solo i luoghi di chi organizza e che quindi ha la responsabilità eh, insomma, legale, anche penale, sull'evento, sullo svolgimento dell'evento e che quindi deve essere manifesto che la organizza. Eh, ci sono poi gli enti contributori, quindi il MIBACT, che eh, col, con un importante patrocinio che ogni anno non fa mancare e che ricordiamo col bando dei carnevali storici dell'altro anno, eh, ha già eh, inserito la Fondazione Sasartiglia tra gli enti che riceveranno un contributo, perché questa è cosa di questi giorni, eh, la Regione Autonoma della Sardegna, la Fondazione di Sardegna e poi c'è il logo dell'Associazione dell BES, eh, che è la rete dei grandi eventi della Sardegna che per motivi statutari va indicata. Poi ci sono i gremi e il comune, quindi, torna a dire, veramente i loghi, semplicemente di chi, eh, di chi obbligatoriamente va messo. Il logo dell'Associazione Cavalieri, insieme a altri loghi, perché sono tanti i loghi che sono stati tolti, rimane nell'opuscolo. Di un centinaio di pagine dove 40 sono dedicati alle singole pariglie, quindi insomma ehm, dire che la fondazione si dimentica dei cavalieri perché un logo non viene messo nel manifesto è sicuramente per noi ingeneroso. Però non vogliamo fare polemiche, comprendiamo chi, insomma, chi, chi ha messo questo post, eh, comprendiamo la perplessità che si può avere, però assolutamente non c'è nessuna volontà della fondazione di penalizzare nessuno o dimenticarsi di nessuno. Siamo tutti ben coscienti di qual è il ruolo dell'Associazione Cavalieri e il ruolo dei Cavalieri. La Fondazione sta cercando di fare per rispondere anche alle istanze, alle esigenze che l'Associazione pone. Stiamo lavorando con l'attuale direttivo in, in, da questo punto di vista e continueremo assolutamente questo, questo percorso. Personale, tuo padre quest'anno è operaio Maiori. Sta vivendo la sartiglia in casa e, e poi ha tutto un altro valore, un altro aspetto, un altro significato. Beh, sì, sicuramente quest'anno ehm, riesco a apprezzare o riesco a rivivere un po' di più quell'elemento che ho un po' perso in questi anni che è quello della della, de, della sartiglia vista dalla parte del gremio e vista vissuta in casa. È un po' più complicato perché insomma. Eh, la sera tornare a casa era un luogo di rifugio anche dalla, dalla Sartiglia, invece quando torno a casa è più Sartiglia che l'ufficio. Eh, però... Sei figlio unico, no? no, 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 no fratello, fratello. fratello, sì, sì. Quindi distribuita insomma, questa, questa gioia e responsabilità e tutto. Assolutamente sì, però è così, è un grande onore che ancora tocca la casa di mio padre, quindi insomma anche casa, casa mia, la mia famiglia, quindi è sempre un'emozione un grandissima. Dopo 17 anni ritorna. Sì, sì, assolutamente, dopo il 2000, Sardegna 2017. Va bene. Grazie Francesco, naturalmente ti facciamo gli auguri per questa apparente la stretta che hai con Soveraio Maiori del gremio di San Giovanni, dei contadini di San Giovanni e, e gli auguri anche perché è per una sartiglia buona, è, è bella, senza pioggia ci auguriamo sempre, ormai da, da diversi anni a questa parte piove, Fe, spe, speriamo che quest'anno sia migliore Assolutamente. Da, dal punto di vista è, climatico. Assolutamente, gli auguri a tutti perché veramente una sartiglia col sole, è una sartiglia diversa ed è veramente una sartiglia che tutti riusciamo a godere meglio.